Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Paola Turci qualche giorno fa ha aggiornato la sua pagina Instagram seguita da 303.000 persone con una splendida foto di lei insieme alla moglie Francesca Pascale, entrambe splendide in abito bianco. I fan sono entusiasti per l'evento e hanno lasciato tantissimi cuori come commento. Paola Turci, ecco chi è l'ex marito. Paola Turci ha iniziato a suonare in pubblico a metà degli anni 80 e già nel 1986 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano L'uomo di ieri. In seguito, ripetendo l'esperienza nel 1987 e di nuovo l'anno seguente, portò a casa il premio della critica in entrambe le occasioni. Finalmente nel 1989 riuscì a vincere la categoria Emergenti con la canzone Bambini. Due anni dopo, invece, ha trionfato al Cantagiro con Itazenda, nel 1995, invece, ha pubblicato l'album Una sgommata e via con l'omonimo brano scritto per lei da Vasco Rossi. Per quanto riguarda gli ultimi anni, nel 2017 ha preso parte ad Amici come insegnante di canto, mentre l'anno seguente si è esibita come madrina cantando al Mantova Pride. Come accennato ultimamente sta vivendo un magnifico periodo, il 2 luglio scorso si è sposata a Montalcino, in provincia di Siena. La sua storia con l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi era diventata pubblica un paio di anni fa, grazie a delle foto di loro in vacanza. Ma prima di pronunciare il sì definitivo con chi è stata sposata, il vero motivo della separazione è stato, prima di convolare a nozze con Francesca Pascale, Paola Turci è stata la moglie di Andrea Amato, un giornalista molto conosciuto e apprezzato. E, anche uno scrittore e un autore. Nel 2011 è uscito il suo libro, L'impero della cocaina, che gli è valso la vittoria del premio giornalistico Giancarlo Siani. In seguito ha scritto, Rivoluzione YouTuber insieme a Matteo Maffucci. È stato anche direttore di Radio 101 e nel 2010 ha fondato l'agenzia fotogiornalistica LUS. La coppia è stata sposata dal 2010 al 2012. In un'intervista del 2015 a Vanity Fair la cantante ha raccontato che si è trattato di una scelta affrettata e che lei e il suo ex consorte si conoscevano poco e dunque in breve tempo si sono resi conto che erano troppo diversi e che non potevamo andare d'accordo. Lei era infelice e così alla fine ha trovato la forza di separarsi. Ora ha ritrovato la serenità unendosi a Francesca, mentre di lui sul piano personale non si sa nulla. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.